Qui vediamo il primo dei quadri curato dall'Accademia Nazionale della Danza, diretta da Margherita Parrilla. Ed entriamo anche un po', cominciamo ad entrare un po' nei temi più sportivi, no? Finora abbiamo vissuto le suggestioni dell'acqua come elemento, dell'acqua come mistero, dell'acqua come vita. E qui l'attività muscolare diventa Sì. spunto per un racconto particolarmente attraente, anche se curioso, proprio perché va a mescolare quello che è l'elemento originario, appunto la danza sport, ad un'idea un po' più sincopata. Comunque ricordiamo che siamo in una fase in cui l'essere industriale del mondo occidentale cresceva in maniera incredibile e questo a tratti si ritrova nelle movenze un po' meccaniche. E in questa lotta comunque che ricorda questo ballo a due, comunque ondoso, seppur a tratti sincopato, in origine credo fosse addirittura curiosamente tra donne, erano due corpi femminili che in qualche modo si legavano per creare questa suggestione coreografica. Oggi qui lo vedremo accennato, ma in realtà i ballerini sono sia uomini che donne. Qui siamo in un contesto di bianco e nero come impostazione scenografica e sul grande schermo ci sono sempre, per tutta la cerimonia, le scenografie virtuali di un grande artista di fama internazionale come Fabrizio Plessi, che firma tra l'altro anche i costumi. Qui la suggestione è tutta giocata sul bianco e sul nero, molto rigorosa. Le musiche sono di Fabio Frizzi e di Scanner.
sentite com'è la musica, che genere, arie note della nostra tradizione lirica, una rielaborazione. Cento ballerini dell'Accademia Nazionale della Danza, tra cui 16 solisti, e coreografia questa di Wayne McGregor, siamo a livelli altissimi, uno degli scenografi più importanti del mondo, fondatore tra l'altro del Random Dance. E successivamente avremo un altro quadro con scenografia di Ismael Ivo, brasiliano, direttore della Biennale Danza di Venezia. E qui rientrano in scena alcune delle 59 statue dello Stadio dei Marmi. E qui vengono coperte da un'acqua che scurre. Un'acqua che non perde nulla del suo fascino in bianco e nero. No, anzi. Sembrano a tutti gli effetti dei ballerini aggiunti, fatte salve le dimensioni, naturalmente. Il candore credo che a questo si riferisca, sì, dell'ovvia inevitabile, certo, assonanza con l'assoluto che hanno, certo, il bianco e il nero. Certo. Che suggestione questa totale sullo Stadio dei Marmi. A special thanks to all the volunteers of this big event. Tutti i volontari. I volontari, tu ricordi che meritano un applauso davvero. Ricorderai che ci fu una svolta nella storia.